L'invecchiamento, nella mia esperienza di clinico, parte anche e soprattutto dall'osso. Evitare le fratture tipiche dell'anziano vuol dire consegnare ai nostri anziani anni di longevità con un apparato muscolo-scheletrico perfettamente funzionante e che non avrà mai una frattura da osteoporosi. Se vogliamo noi ringiovanire il nostro osso e se vogliamo far regredire l'osteoporosi, dobbiamo pensare che l'osso è un organo endocrino e non qualcosa che ci consente di stare in piedi e muoverci e basta. Non è una struttura passiva, è una struttura attiva.